eccola qua, la nostra Rosa Spina Gooseberry. L'ho un po' cambiata rispetto al personaggio che avevo messo in un post tempo fa, ma l'avevo creato e poi non avevo giocato perché non avevo tempo. Quindi l'ho cambiato il colore dei capelli, perché mi piace più così, un po' più magica. Il gioco l'ho impostato su facile, perché a me di combattimenti interessa veramente poco, meno durano meglio è. Adesso storia proprio, da quel che so non puoi neanche morire, per cui insomma diamo possibilità di morire, però mi interessa la storia più che altro, diciamocelo, e andare in giro in questo posto che deve essere veramente bello, per cui iniziamo l'avventura. Ah, sembra che siamo già pronti per partire. Peccato non ci sia stato altro tempo per lanciare incantesimi. Spero ti sia allenata con quelli che ti ho mostrato. Sì, professore. Beh, non ho mai visto nessuno abituarsi così in fretta a una bacchetta di seconda mano. Quando avrai la tua, non sarai da sottovalutare. Grazie, professore. Il suo aiuto prima dell'inizio dell'anno è stato... Oh, Eleazar! George! Per fortuna la mia descrizione criptica non ti ha scoraggiato dal cercarci. Mi sono materializzato in destinazioni più vaghe di questa. Però ho commesso un piccolo errore di calcolo al primo tentativo. Il pubblico di un certo teatro si è spaventato molto. Non ci vediamo da troppo. Quando è arrivato il tuo gufo, ho pensato... Meglio non parlarne qui, Eleazar. Ma certo. Discutiamone durante il viaggio per Hogwarts. Ci attendono un banchetto e una cerimonia di smistamento. Ottima idea! A meno che alla tua nuova pupilla non dispiaccia la mia presenza. Niente affatto. Dopo di te. Non torno al castello da secoli. Credo che sarà bello rivedere quell'ammasso di rocce. Cos'è quel coso che si è attorcigliato? Per fortuna ti ho incontrato prima della partenza. Giusto in tempo. E chi sarebbe la tua compagna di viaggio? Un nuovo arrivo. A scuola? Sì, inizierò la scuola dal quinto anno. Straordinario. Indubbiamente. Nessun docente ha mai sentito di una missione a Hogwarts così tarda. E nemmeno io. Infatti... Siccome gli studenti del quinto anno affinano le loro abilità da anni, il preside mi ha chiesto di mettere in pari questo nuovo arrivo prima del trimestre. Beh, non potevi avere un mentore migliore. Il professor Fig non è solamente un ottimo insegnante, ma è anche un mago estremamente intuitivo e molto dotato. Il signor Osric è un adulatore nato, il che in parte spiega la sua brillante carriera al ministero. Hai letto questo? Una ribellione dei goblin. Non tutti concordano sulla pericolosità di Ranrok. Devo ancora convincere i miei colleghi al ministero, ma sono convinto che si tratti di una minaccia molto grave. Ed è stata tua moglie, Eleazar, che mi ha avvisato su di lui mesi fa. Miriam? Ma come... Mi ha scritto di Ranrok prima di morire. Si chiedeva se il ministero sapesse delle sue attività. Prima di poter rispondere, ho ricevuto questo. Poi non mi ha più inviato nient'altro, Eleazar.
L'ha portato il suo gufo, ma senza una lettera. Posso solo presumere... Che se ne sia liberata in fretta, per proteggerlo. Probabilmente da Ranrock. Non posso aprirlo. È protetto da un incantesimo davvero molto potente. Sembra metallo goblin. Quel simbolo... Cos'è quel bagliore? Quale bagliore? Non lo vedo. Per la barba di Merlino. Ma come hai... Aspetta! Non so più cosa... Paura. Resisti! Carino lui. Va tutto bene? Sei ferita? Solo un poco. Tieni, ti rimetterai subito. È una pozione rigeneratrice. Ok. Premi G per curarti. Vai, 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 vai. Cos'è successo? Povero George. Non ci credo che... Che diavolo gli è preso a quell'affare? Attaccare una carrozza in volo. Un drago normale non lo... Professore? Signore? Dove siamo? Non ne ho idea. Ma quella che hai trovato è una passaporta. Passaporta? Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. Ora mi sento meglio. Vuole dare un'occhiata in giro? Lo farò. Ma restami accanto. Okay. Non sappiamo chi ha creato la passaporta. O perché. Molto bene. Allora, prima di iniziare... Perché sta così un po' gobbetta? Perché si è fatta male o cammina proprio così? No, cammina normale. Allora, prima di iniziare vi dico che... Conosco la saga di Harry Potter, ma diciamo che non è che ho l'altarino di Harry Potter in casa, per cui ho visto i film, non ho mai letto i libri, per cui tante cose me le perderò, tanti riferimenti a cose passate. Mi sembra di aver capito che la vice direttrice, quella che le scrive la lettera per ammetterla alla scuola, anche se lei arriva direttamente al quinto anno, si chiami Weasley, che dovrebbe essere il cognome di quella famiglia con i capelli rossi. E poi la sorella diventa la moglie di Harry Potter, qualcosa del genere. Comunque questo gioco è ambientato a fine 800, per cui ben prima dei film e dei libri. E niente, direi che possiamo continuare e vediamo cosa succede. Come cammina lui? Wow. Dove ci ha portato la passaporta? Molto più lontano del viaggio in carrozza. Siamo nelle Highlands scozzesi. Signore, quelle rovine. Che la passaporta servisse a portarci proprio qui. La nostra giornata non è andata secondo i piani. Ma Miriam ha dato la passaporta a George per un motivo. E credo che lei e George siano morti mentre cercavano ciò a cui la passaporta ci ha condotti. Ok. Se mi assicuri di sentirti bene e non ti dispiace assecondarmi, vorrei dare un'occhiata in giro. Certo, signore. Bene, vediamo se riusciamo a trovare un sentiero, anche se abbandonato. C'è un'autostrada praticamente lì. Comunque...
fa? Praticamente, attenzione. Sì, ok, va bene, ho camminato su un vaso. Sta tranquillo, Posso fargli qualcosa, no? Posso cadere giù? Proviamo subito a morire così? Tac, no, non può, non cammina. Allora, praticamente da quel che ho capito, c'è lei che è stata ammessa perché, è un genio direttamente al quinto anno, perché non ha mai studiato a Hogwarts, è stata ammessa direttamente al quinto anno, gli hanno mandato questo professor Fig per aiutarla a imparare le cose, però non sapeva che cos'era una passaporte, lo so io che non ho mai letto i libri, per cui non so quanto l'ha preparata. E niente, poi c'è questo amico George che gli porta questa passaporta che della moglie, che la moglie gli ha inviato prima di morire, per cui insomma poi c'è questo goblin cattivo che pare che stia organizzando una ribellione, vediamo, diciamo che più o meno l'antefatto è questo, da quel che ho capito. Andiamo, 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 ho capito che sei agitato. La passaporta che ci ha portati qui, dove l'avrà trovata sua moglie? Ottima domanda. Per anni Miriam ha cercato le prove dell'esistenza di una forma perduta di magia antica. Magia antica? Sì, una magia potente che pochi sanno usare e che sembra essere stata dimenticata. Ok. Il castello di Hogwarts è stato costruito da quella magia antica e ne è un baluardo. Pensate. Non so come si è entrati in possesso della passaporta, ma sono sicuro che c'entri quella sua ricerca. Ah, ecco laggiù il sentiero. Di qua. Se io premo la V. Ah, vedi, mi dà il riassunto della quest. Io e il professor Fig abbiamo raggiunto una misteriosa scogliera nelle Highlands scozzesi con una passaporta. Dobbiamo esplorare le misteriose rovine. Forse la passaporta doveva portarci qui. Ok. Io penso che molto del fascino di Harry Potter sia proprio dovuto al fatto che non è ambientato in un mondo fantastico, ma nel mondo reale. Per cui dà quella sensazione di dire, ma se io cerco bene le troverò queste cose. Signore, perché sua moglie cercava tracce di una magia perduta? Miriam voleva capire come mai una magia così potente fosse scomparsa. Parlava sempre del bene che avrebbe potuto fare. Ok. Ma la magia è come ogni altro potere. Ciò che conta davvero è chi sia a controllarlo. Ok, quindi la magia può far del bene o del male. È ghiaccio. Non fa abbastanza freddo qui. Deve essere opera di un incantesimo. Volevano bloccare questa strada. Mostrami il risultato del tuo lavoro con la bacchetta. Mira al centro. Incantesimo base sbloccato. Fammi vedere questa roba che mi vogliono. Bello. Mira al centro. Va bene. Va bene? Guarda, guarda. Che potenza. Eccellente. Ok, usa la visuale per selezionare il bersaglio. Tipo, posso selezionare il professore? No, però di aver visto posso. Ah, vedi, vai. Tac. Ma tipo di qua posso salire? No, non ci sono cose segrete da scoprire. Ok. E i vasi? Servirà a distruggerli? Non si sa. Sembra di no. Oh! Attenta. È stato un po' più scomodo del previsto. Il tuo lavoro di bacchetta va migliorando. Visto? Grazie, signore. Grazie, signore. Non sapevi neanche cos'era una passaporta. Come avete fatto a darle in mano una bacchetta, una così imbranata? Vai.
A uccidere i vasi sono bravissime. Ah, lassù! Che cosa hai visto? Ah, non siamo arrivati da là sotto. C'è qualcosa da vedere? Posso sparare i piccioni? No. E i vasi sì, però. Va bene, per me il gioco può anche finire qua, mi sono divertita. Ok. Lui va di là e io vado di qua. Scoprirò un segreto, lo so. Ah, qua dove sparavo i piccioni? Adesso mi faranno mica la pupù in testa perché sono arrabbiati. No. Bello il posto, però. Vedi? Cerca. 37 soldini, vedi? Che conviene non fare quello che dice il professor Fig. Ci siamo, è poco più avanti. Va bene. Ventaccio. Tieniti forte. Va bene, a cosa? Preparo. Tac. Quindi il riparo, abbiamo imparato che è la magia per riparare. Quale montagna è là? Bel posto, io voglio star qua. Ci siamo quasi. Vediamo dove ti ha mandato tua moglie. Vai. Uccellacci cattivi. Ah, c'è un bassorilievo. Perché costruire una cosa del genere qui? Per tenerla segreta, sospetto. La passaporta ci ha portati qui per un motivo. Diamo un'occhiata in giro, vediamo se c'è qualcosa di strano. Tutto, direi. Allora, innanzitutto distruggiamo i vasi. Oh. La minimappa ti mostra l'area circostante con te al centro. Benissimo. Questo segnalino è il tuo obiettivo attuale. Tieni premuto la V per accedere ai dettagli. Ok. Ok, quindi è lì un po' più avanti che devo esplorare. Va bene. Però fammi guardare che cosa c'è. Cosa ti trasmetto di prendere a fucilate i vasi? Guardala! Che mossette! Aspetta, non me la rifà quella di... Uno, due... No, mi era piaciuta quella che si era spostata di schiena. Non c'è il mana vero in questo gioco, non... Allora, questa è una statua di... Non lo dico perché sennò vengo linciata. Ah no, aspetta, però lì c'è la fine della quest. No, io prima voglio vedere qua. Questa sembra la statua di Albus Silente, però boh, era già lui? Io non lo so. Da quanti anni era lì? Professore, questa statua... Forse questa era casa sua. Forse questa era casa sua. Va bene, no, non era Silente, dai. Silente era uno... dell'epoca loro, dell'epoca del libro, penso. E questo qua cosa si vede? Uno che usa una palla di cristallo e gioca a carte, e un altro che osserva il cielo, però nel cielo non si sa che cosa c'è. Uno che sembra chiuso da qualche parte perché poi si vede la finestra aperta. Professore, qui c'è un intaglio murale. Intaglio murale.
Forse il nostro ospite era un veggente. Interessante. Ok, un veggente. Non devo dirti niente, no. Allora andiamo avanti, vediamo. Di qua. Colpisco anche i vasi che non vedo. Va bene, la smetto, promesso. Però perché li mettono se non lasciano giù niente? Un'altra parete di pietra cristallizzata. Ma cosa starà bloccando? Cosa starà bloccando? Si sentono dei sussurri sospetti. Ma il professore, professore... Questo? Cos'è? Professor Fig? Ecco, brava, chiamalo. Ma guarda, si vede dietro. Non si vede. Non è dietro. Si vedono loro specchiati. Perché farà apparire qui quella pietra cristallizzata? E come fa a esserci dietro una stanza? Una stanza? Io non vedo niente. Ah! Quel bagliore è come quello sul contenitore della passaporta. È vero. Indaga. Il nome di Merlino. Cosa? Per Godric. Godric. Dove siamo? Non ci credo. Bello. Questi sono quelli della banca. Andiamo a ispezionare. Ma questa può solo camminare. Ah no, vedi, può anche correre. Sì, questa qua è la banca. Quella che vai sottoterra, giusto? Sì. Non so quanto bisogna esplorare in questo gioco. Adesso all'inizio un po' esploro, poi vedo se è inutile. Salve. Scusi. Solo un attimo, eh? Ecco qui. Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi. Ok. Molto bello. Camera blindata 12, immagino. Precisamente. Certo. La chiave? La chiave. La chiave di sua moglie. Oh, sì, ma certo. Da questa parte. Ok. Stammi accanto. Bello, bello. Dopo di voi. Ci fidiamo. Tenete le mani nel carrello, se non volete perderle. Quante camere blindate ci sono qui? Centinaia. In realtà avrete l'occasione di vederne diverse strada facendo. Che belle. In questo momento ci troviamo sotto l'atrio principale. Queste camere sono le più recenti. Ci sono molti altri ingressi privati alla Gringot? Tutt'altro. Un servizio del genere è riservato solo a chi è molto ricco o molto potente o entrambe le cose. Ok. Era un ingresso privato.
Prendete un bel respiro. Cosa? Oh. Quella cascata lava via tutta la magia. È una misura di sicurezza. Ah. Conosce già la cascata del ladro? Di nome? Quelle che vedete qui sono le camere inferiori. Di quanto scenderemo? La camera blindata 12 fu costruita poco dopo la fondazione della Gringot, oltre 4 secoli fa. È nel cuore stesso della banca. Ok. Mettetevi comodi, c'è molta strada da fare. Bella, queste montagne russe. Bellissime. Le ambientazioni sono bellissime, vabbè, sono belle le ambientazioni di Harry Potter. Camera numero 12. Camera 12. Ah, che giornata! Prego, avanti. Cos'è quel braccialetto che ha sul braccio? È andato a avvertire qualcuno, sembra. Professore, il bracciale di quella guardia emetteva un bagliore. Infatti. Come il contenitore della passaporta? No, più scuro. Ne ho visto uno uguale sul collare del drago. Che cosa dite? Ci stavamo chiedendo chi fosse quel goblin. Ha il compito di sorvegliare la parte più antica della banca. Certo. Ormai non ci va quasi più nessuno. Qui Gatta ci cova. Una ribellione di goblin. Eccoci qua. Quando è stata l'ultima volta che sono entrati qui? Sono ormai secoli che un goblin fa la guardia a questa scrivania. Però lei è gobba. In tutto questo tempo nessuno l'ha visitata. Fino a oggi. Ok. 4 secoli? Vedi che il professore sta su dritto e lei che è tutta piegata. Bel meccanismo. Camera 12. Grazie dell'aiuto. Ma posso usare la magia? Che c'era un forziere e glielo rubo da sotto il naso al goblin. Ma non avevano detto che quella cascata ripuliva da tutta la magia? Boh, vabbè. Forse se qualche effetto magico, tipo che ti sei tramutato in qualcun altro, potrebbe essere. Salve piccoletto. E se ti sparo a te? Niente. Professore, cosa dovremmo cercare secondo lei? Non saprei. Signore, se lei potesse... Le mie istruzioni erano di far entrare il possessore della e chiuderlo dentro, camera, ecco. 12, e poi un attimo porta. Ecco. Buona fortuna. Professore? Questa non me l'aspettavo. Qualcosa di magico. Riflettere. Deve esserci qualcosa per... Revelio, forse. Revelio? Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la bacchetta e concentrati. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Ah, c'è scritto di fianco. Tieni salda la bacchetta con il mouse. Poi guidala lungo il percorso del simbolo per apprendere l'incantesimo. Premi il comando corrispondente quando ti viene richiesto per accelerare il movimento della bacchetta lungo il percorso. Vabbè, proviamo. Ok, aspetta.
Ah, ok, più semplice del previsto. Revelio. Lancia Revelio con R. Molto bene. Revelio. Lì ho visto qualcosa. Ci Ok, ci vedo anche Avvicinati un prima. po' e riprova. Revelio. Una porta. Beh, è un inizio. Ecco un altro di quei simboli. Non è che per caso vedi un modo... Sì, professore, il simbolo brilla proprio come quello sul contenitore della passaporta. Se ciò che vedi ci aiuterà a proseguire, potremmo essere vicini a scoprire il segreto di questa camera. Fai strada tu. Ok. Indaga. Lumos! Lumos. Questa non è una normale camera blindata. Temo che l'uscita dovremo In che sudarcela. senso dovremmo sudarcela? Pensa che questa sia una specie di prova? Sì, ma ignoro quale ne sia lo scopo. Stammi accanto. Se va male, non potremo smaterializzarci per uscire. Non dalla Gringotto. Ok. Quindi non posso andare in giro a ravanare a vedere se c'è qualcosa di interessante. Vedo qualcosa più avanti. Cos'è? Ancora quel bagliore, ma a terra. Ma se io me ne vado? Si arrabbia? Non posso più di tanto allontanarmi. Va bene. È successo? Mentre mi accostavo al bagliore, mi è sembrato che il suolo sotto i miei piedi vorticasse. Ok. Stai bene? Sì, signore, sto bene. Hai fatto qualcosa che ha cambiato il pavimento? Quella statua. Quale statua? E lui non vede niente. Vedo una statua, o meglio, il riflesso di una statua nel pavimento. Cosa vuol dire decidi come? Una volta entrata nella camera blindata, possiamo trovarci ancora nella gringa, una camera Quel blindata come riflesso che vedi ok. deve avere un significato. Ok, deve avere un significato, ma cosa faccio? Revelio? Revelio! Immagino sia questo che hai visto riflesso sul pavimento. Sì, Sì, più il o meno. riflesso è ancora lì, ma la posizione delle statue non corrisponde. Un attimo, quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce. Ah, vieni qua. Forse dovresti lanciare Lumos. Ah, ecco. Allora, vediamo se capisco. Anche questi minigiochi qua sono facilitati dal fatto che ho messo il gioco facile e va bene così. Hai imparato l'incantesimo Accendi bacchetta luminosa, che è stato automaticamente inserito nel set degli incantesimi. Il lumos illumina la punta della tua bacchetta. Ok. Lumos. Ben fatto. Ora il riflesso si sta girando verso di me. Segue la luce, quindi. Ok. Ah, ok. Ce la facciamo? Bene, bello. Ops. Spavento. No, no, no. Perché? No, no, non sono pronta per combattere. No. Che è Dark Soul? Attenzione! Che cos'è? Proteo. Protego! E accio descende. Non
chiedetemi cosa sto facendo. Bravissima. Ce l'abbiamo fatta? Stammi accanto! Sì, ok, ok. Lumos. Stai tranquillo. Dove è andato? Dove è andato? Professore? Professore? Ecco. Professor Fig? Professore, dov'è finito? Professore? Si mette male. No, no, no. Ho paura. E ora dove dovrai andare? Che succede? Okay. Le tracce magiche mi stanno guidando da qualche parte. Sì, lo so, però io c'ho paura. Quindi con la... Protego. Ah, ok. Dove... Ah, a ogni magia che faccio mi toglie quella... Giustamente, quindi se io sparo mi toglie la luce. Non posso avere sia la luce che... va bene, dai. Vediamo se c'è qualcosa. Adesso che posso andare da sola. Mi sa che... No. Infatti, cioè è come se fosse infinita e poi ti riporta indietro a un certo punto. Loro mi indicano di andare di qua. E allora vado di qua. Seguiamo i lucini che vanno di qua. Ok, c'è un altro. Ah, è qui che volevano portarmi. Di nuovo quel bagliore. Oh mamma, adesso mi toccherà combattere da sola. Rebello. Lumos. Al Revelio mi rivela i, le chest. Vediamo. Dov'è che è? Qua. Revelio. Lumos. Ok. Indaga. Ok, un'altra statua. No. Altre statue. Revelio, dovrò cavarmela senza alcun aiuto. Va bene. Lumos. Salve. Devo mettermi qua probabilmente. Dove si riuniscono i tre. Temo di non... Devo allineare queste statue con il loro riflesso. Molto bene. Guarda che brava che sono. Tieni premuto Q durante Protego per contrattaccare e stordire i nemici con Stupeficium. I nemici storditi subiscono danni maggiori. Ok. Ok, quindi lo devo stordire. Potevo giocare ad Ard. Non esageriamo. Va bene, sto capendo. Stupidissimo.
Direi che questa è la difficoltà che va bene per me. Lumos. Cos'è quel tasto lì? Oh, guarda. Fra l'altro questo è il simbolo del logo di questo gioco. Che cos'è? Rebellion. Ok, non è questo che devo guardare, ma questo. Opa, una porta. Bello però. Bello però, mi piace. Lumos. Paura. Rebellion. C'è un tubo. Lumos. A parte la porta, va bene, vai, passa, devi passare. Abbiamo capito. Cos'è una... un universo parallelo, sembra. Rebellion. Vedi, vedi, vedi che Rivelio ti fa vedere meglio i forzieri, interessante. Soldini, mi fa ridere qua dentro, no? In questa stanza super magica. Cosa c'è, dell'acqua? In questa stanza super magica ci sono i forzieri con 35 soldini. Chi è che li ha lasciati? Ok, 67, non 35. Comunque c'è dell'acqua. Ma lì c'è la porta per uscire, forse sì. Ok, indaga. Una fialetta. Una pera d'argento. Che bella. Eccoti qui. Come hai fatto? Ma che posto è questo? Non lo so, ma ho trovato questa cosa sopra quella bacinella. Non è una bacinella. È un pensatoio. Per vedere i ricordi. Bacinella. Mi chiedo... nei ricordi della moglie? Fa come me. Tutto pronto. È nascosta bene? Fin troppo. Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato sia impossibile da seguire. Solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica, e io le vedo. Poter vedere ciò che gli altri non vedono non basterà a Percival. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. Sì. E se abbiamo ragione, Charles, la strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza. Ok. E quindi la responsabilità che ne deriva. Abbiamo fatto il possibile. È questo che vedi? Il bagliore che li circondava. Ok, sì, quindi sì. Lei vede la magia antica. Stupefacente. Posso vedere la magia? Tracce
di magia antica per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale, ma non ha potuto. Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. E pare che sia tu la chiave per capirne il motivo. Non sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Ma signore, lei non dovrebbe trovarsi qui. Proprio come pensavo. Ranrock. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato col qui. Cavolo. E metteremo una pietra sul passato. Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata 12 erano poverino, chiare. Questo perde il lavoro. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. E lei non... Non ha perso solo il lavoro. Non ho pazienza per i traditori. Ora, dove eravamo? Io non ti darò niente. Beh, allora forse la tua giovane amica sarà più collaborativa. Bello. So come uscire. Professore! Bello. Sì, signore. Non ho mai visto un goblin tanto potente. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Che bello. Ma dove siamo? Non può essere. Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui. Qui dove? Vieni alla cerimonia di smistamento. Sono arrivati a Hogwarts. Bello, bellissimo. Meraviglia. Cosa ne dite? Vi piace? A me è piaciuto tantissimo e penso che sicuramente andrò avanti a giocarlo questo gioco perché mi ha proprio preso. Ah, bene, lo smistamento non è cominciato.
Non sono un esperto, ma così mi sembra più... Oh, finalmente non sono più vestita come una scappata di casa. Devo studiare questo medaglione, ma prima contatterò il ministero. Mm-hmm. Riferirò di George e avviserò di Ranrock. Bravo. Per adesso, così quello che è successo stasera deve vengono rimanere ammazzare anche te. Fra me e te. Sì, signore. Grazie. Pronta per la cerimonia? Quindi se l'è preso lui il medaglione che era per lei. Che sguardo. Phineas Nigellus Black. Black erano quelli preparati cattivi, giusto? A incontrare il preside. Fegg, grazie per averci raggiunto. Lo smistamento è finito. Abbiamo avuto problemi. Dei problemi? Il fatto è che con ora i goblin... basta. Coi goblin. E basta con le dicerie. Figo, ormai sto perdendo tutta la pazienza che avevo. Se avrai fortuna, allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Mi farò vivo. Ok. No, Black era Sirius Black, quello che gli faceva da patrigno a Harry Potter, giusto? Sarà un parente di questo qua. Che bella che è questa stanza. Professoressa Weasley, c'è una persona da smistare? Chissà dove ci mettono. Benvenuta, sei giusto in tempo. Siediti pure. Ok. Vediamo dove finiamo. Ci faranno rispondere a delle domande? Ah, sì. Sei un po' più grande degli altri, vero? Arrivi qui con preferenze e preconcetti. Con certe aspettative, per così dire. Non vedo l'ora di iniziare con le lezioni. Non vedo l'ora di iniziare a esplorare. Non saprei. Le lezioni, dai. Non vedo l'ora di conoscere i professori e iniziare i miei studi a Hogwarts. Bene. Hogwarts ha molto da offrire a chi desidera apprendere. Ciò che imparerà in aula ti preparerà ad affrontare le sfide al di fuori di essa. Chissà. Avverto qualcosa in te. Un senso di... di cosa si tratta? Audacia, curiosità, lealtà, ambizione, direi curiosità. Il desiderio di apprendere. Mi piacciono i rompicapi e credo di avere una mente elastica. Sei molto intelligente. Rifletti lucidamente su ciò che invece può lasciare gli altri perplessi. E hai una mente scattante. Impari in fretta. Forse appartieni a Corvo Nero. Corvo Nero non sono quelli cattivi? Ah no, sono... No, Corvo Nero mi piace, mi va bene. Sono le serpe verde quelli cattivi. No, Corvo Nero mi piace, accetto. Poi sicuramente c'è modo, se uno legge online, ci saranno le risposte da dare per finire nella casa che vuoi. A me basta non finire in quella di Harry Potter, che mi fa schifo, che sono tutti bravi, tutti perfettini, li odio. No, non è vero, mi piacciono tantissimo. Corvo Nero mi piace, va bene, approvo, accetto. Ti unirai a Corvo Nero! Bene! Ok. Quante cose da mangiare? Oh, ancora una cosa. Mm-hmm.
A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa stagione di Quidditch è stata cancellata. Ne faremo meno. Silenzio! Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Ok. Siete qui per concentrarvi sul vostro futuro accademico. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Ho detto, avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Bellina, mi piace lei. È un piacere conoscerti. Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? Con molto piacere. Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. La vicepreside. Piacere mio, professoressa. In qualità di vicepreside, è mio onore mostrarti la tua sala comune. Per di qua. Bello, bello, mi piace. È insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Sarà una bella sfida, ma sono certa che sarai all'altezza. Sì, professoressa. Questo è l'ingresso alla sala comune di Corvo Nero. Per entrare dovrai risolvere un enigma. Temo che non sarò di grande aiuto. Questo tipo di cose mi ha sempre confusa. Questo deve essere una... Chi ha vissuto di più? Fantasma o poltergeist? Fantasma o poltergeist? Un non essere... Non è mai stato vivo. Ben fatto. Ora, entra e vai a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla tua prima lezione. Grazie, professoressa. Di niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. Sogni d'oro. Bello. Ti viene voglia proprio di andarci in questa scuola? Bellissimo posto, vorrei salvare però. Non c'è più nessuno qui, meglio andare alla sala comune. Ok, allora direi che è andato tutto bene. Poi dalla prossima volta cominciamo a esplorare un po' questo posto. Sono contenta di essere finita nel Corvo Nero, mi piace molto. Sono soddisfatta, il gioco mi sembra molto bello, come dicevo prima sicuramente andrò avanti a giocarlo, per cui ci vediamo presto. Ciao a tutti!